Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video commento del capitolo 1048 di One Piece. Come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi e condividere il video o gli altri video o comunque il canale in generale con i vostri amici in modo da farli iscrivere anche loro, di lasciare un bel like se il video ovviamente vi sarà piaciuto, di farmi sapere la vostra qui sotto nei commenti e poi di seguirmi sui vari social, link in descrizione per quanto riguarda Instagram, dove stiamo continuando di domenica in domenica con i post recensioni dei film che in qualche modo sto recensendo per il momento ancora i film che ho visto io, ma in futuro tramite sondaggi nelle stories sarete voi a consigliarmi dei film che poi recensirò su e poi meme, sondaggi, potete contattarmi in privato per conoscerci oppure per lo scambio vendita di queste carte oppure altri album dei video delle carte che vi ho lasciato, insomma, solite cose. Su Twitch dove fondamentalmente porteremo avanti una serie di live e poi su TikTok dove ci sono video divertenti, video delle carte, eccetera, eccetera. Ricordandovi anche la sezione abbonamenti attiva, quest'oggi parliamo appunto del capitolo 1048, il capitolo che viene dopo una settimana di pausa e che in qualche modo pone in essere la situazione di stallo che avevamo già visto nel capitolo precedente, cioè ovvero sia, diciamo, non è ancora ben definito quello che accadrà una volta che Luffy colpirà col suo mega pugno gigante Kaido, stessa cosa che fondamentalmente avevamo a fine capitolo 1047, ma diciamo in questo capitolo odierno abbiamo invece fondamentalmente quello che è diciamo, lo stop al tempo, il mettere in pausa il momento per rivangare per l'ultima volta in maniera incisiva e decisiva quella che sarà poi il motivo per il quale Luffy dovrà necessariamente vincere contro Kaido. Il che, attenzione, non vuol dire necessariamente che Luffy colpendo Kaido con questo pugno vincerà definitivamente, ma vuol dire che una volta che Luffy colpirà Kaido con questo pugno si creeranno le basi per la fine della battaglia. Kaido probabilmente si rialzerà, avrà accusato comunque il colpo e diciamo sarà veramente l'ultimo scontro che non durerà tantissimo, anche perché comunque ormai Luffy è in modalità God e ricordate il video per quanto riguarda appunto la questione del problema diciamo del potere e quindi in generale del problema di Monkey e di Luffy e quindi di conseguenza insomma appunto è diciamo il momento finale. Tra l'altro tutti i tasselli sono stati nel frattempo riempiti, come per esempio quello che io avevo già predetto 2 settimane fa e mi fa piacere averci indovinato, anche perché era giusto così, per esempio la fine definitiva di Orochi tramite le mani, diciamo, o per meglio dire tramite la spada di Denjiro e vi lascio il video per quanto riguarda il perché Orochi non poteva morire fino a questo momento, video fatto ormai 2 anni fa, e quindi anche per dare un po' di spazio al personaggio di Denjiro, il quale era stato veramente accantonato non solo nella battaglia di Onigashima, ma in generale un po' come personaggio, ed è un grande peccato anche perché c'è una grande storia d'amore nel folklore e tradizionale, insomma, giapponese tra il personaggio di Komurasaki e il personaggio di Denjiro, o per meglio dire Kyoshiro, che sarebbero i due alter ego di Ori e ovviamente Denjiro. E diciamo quindi di conseguenza, parlando quindi anche di Iori, viene un po' fatto rivedere per l'ultima volta la famiglia Kozuki, e quindi la morte di Kozuki Oden, il sacrificio di Lady Toki e quello che poi sono le due responsabilità di ovviamente Momonosuke, dei due figli, quindi di Momonosuke e di Iori. Quindi vi lascio non solo qui sopra il link del video per quanto riguarda il ruolo di Komurasaki Iori, di Yamato e di Momonosuke, che a questo punto sono ormai definiti e quasi finiti, perché con questo capitolo mettiamo fine definitivamente al personaggio di Orochi e quindi al ruolo di Komurasaki barra Iori, e diciamo nel prossimo capitolo necessariamente Momonosuke dovrà spostare l'isola per far sì che il colpo possa colpire Kaido, nonostante Kaido, ma adesso ne parleremo, dimostra di essere ancora fortissimo, e quindi anche lì Momonosuke e poi diciamo Yamato per quanto riguarda diciamo la fiamma di Tanjiro termineranno definitivamente anche loro i loro ruoli. E quindi vi lascio anche qui sopra il link del video dell'analisi della famiglia Kozuki, una famiglia il cui imperativo principale è il termine sacrificio. Ogni personaggio, ogni membro di questo nucleo familiare ha dovuto sacrificare se stesso e gli altri per un perseguimento di un fine superiore, ovvero sia la salvezza di Wano. Quindi ritorna un po' tutto quello che noi in realtà abbiamo già detto nella live di 2 giorni fa per quanto riguarda il mega riassuntone, quindi vi consiglio di vederla, diciamo di Wano,
della saga di Wano e della parte di Onigashima. Infatti qui abbiamo non solo tutta la questione della famiglia Kozuki, il sacrificio di Kozuki Oden e quello che poi era, diciamo, la strategia di Orochi e di Kaido, quindi eliminare la stirpe Kozuki andando a cercare anche due bimbi fondamentalmente, Momonosuke e Iori, i quali ovviamente non avrebbero in quel momento potuto mai mettersi, diciamo, dar fastidio al piano di Orochi e di Kaido, ma in futuro potevano creare dei problemi, come poi effettivamente è accaduto, e quindi in maniera preventiva dal punto di vista di Kaido, in maniera anche un po' timorosa dal punto di vista di Orochi, comunque avevano pensato bene di andare a colpire persino Lady Toki, la quale era comunque un personaggio abbastanza indifeso ma pericoloso per il potere che aveva, e poi la dinastia di Kozuki, non solo, ma poi era stato tutto un progetto, ma questo lo sappiamo già. Oda semplicemente ce lo rimostra per farci capire il perché Luffy dovrà necessariamente vincere. E ancora una volta io non mi lamento del cosa, il cosa, il perché, cioè il fatto che Luffy debba vincere, del perché è chiaro ed è giusto. È sempre la solita storia, il come e il quando, che è stato un po' sbagliato. Comunque, quindi Oda ci rimostra tutta la questione della strategia, quindi di iniziare appunto. Sono tutte tematiche che abbiamo trattato, ma che farà apposta proprio 2 giorni fa. E quindi di conseguenza lo spreco alimentare, o per meglio dire, peggio ancora, l'avvelenamento del cibo e delle acque, quindi di conseguenza non tanto una mancanza di cibo, ma una mancanza di cibo sano, che quindi aveva apportato necessariamente a tutti gli abitanti al di fuori della capitale dei fiori nel doversi cibare di un qualcosa che già sapevano sarebbe stato dannoso, sarebbe stato velenoso, ma che l'istinto umano davanti al cibo prima o poi ti porta a ingerirlo. E quindi di conseguenza forse questo è anche peggio del non avere cibo, ma questo poi con, diciamo, il progetto di industria, di deforestazione, di industrializzazione di massa per creare appunto armamenti, soldati, eserciti e potenza militare imbastita in maniera a livelli mondiali, ha fatto sì che portasse poi carestia, pestilenza, desolazione dal punto di vista anche alimentare, dal punto di vista sociale, dal punto di vista sanitario. E quindi questo di conseguenza, che poi ricordiamoci, sono un po' i nomi delle 3 calamità, no? Appunto la carestia, la pestilenza e le varie piaghe, insomma, che anche le 3 calamità rappresentano dal punto di vista biblico, e quindi di conseguenza tutto quello che poi ha portato alla nascita di Udon, dei lavori forzati, del piegare lo spirito di ogni nemico, così come per esempio quando Orochi va ad affrontare i Daimyo, quindi vediamo Tonoyasu giovane, vediamo per esempio ovviamente il padre di Zoro, vediamo tutti quelli che sono gli ex Daimyo del paese, e chiunque segua Naruto sa quanto sono importanti le figure dei Daimyo, non dal punto di vista militare, anche se i One Piece sono anche soldati, sono samurai, i Naruto no, ma comunque sono importanti dal punto di vista politico perché sono un po' i governatori regionali, volendo rapportare il Giappone feudale all'Italia attuale, sono i governatori regionali che poi fanno capo a un organo centrale, cioè il capo dello Stato e il presidente del Consiglio, quindi insomma anche lì erano personaggi importanti, che anche loro però piegati, spezzati tutti da un solo personaggio, Kaido. E vi lascio questo link per quanto riguarda il video approfondimento del personaggio di Kaido, quindi della caratterizzazione di quest'ultimo, e il quale è sempre stata l'arma finale di Orochi. Ogni cosa, ogni problema Orochi lo spezzava via, lo disintegrava col suo tank personale, cioè appunto Kaido, tant'è vero che sì, serpeggiava già all'epoca, come anche adesso, l'idea che se Orochi non avesse avuto Kaido non sarebbe andata così la storia, ma Orochi aveva fatto bene i propri calcoli e quindi di conseguenza aveva in qualche modo convinto Kaido ad aiutarlo in questo piano, in questo progetto commerciale, industriale, economico, militare e di dominio e di predominio politico, o comunque a tutto tondo. E quindi questo ha fatto sì all'epoca che appunto ci fosse questa morte non solo individuale, cioè ogni singolo personaggio poteva letteralmente morire sotto le armi, diciamo combattendo contro Kaido, poteva letteralmente morire sotto i lavori forzati, ma anche la morte interiore, la mancanza di cibo, il cibo avvelenato, la mancanza del futuro, di un futuro roseo, la perdita persino della speranza e tante altre cose.
erano già considerabili morte per tutti i personaggi di Wano, e Orochi addirittura aveva fatto un pensiero in più, aveva ragionato in maniera più accurata, addirittura definendo i confini di Wano chiusi, quindi nessuno, isolando Wano dal resto del mondo, nessuno avrebbe più potuto aiutare il popolo di Wano. E questo lo vediamo, questo ha i suoi effetti non solo nel mondo di One Piece, per esempio personaggi come Marco la Fenice, come Edward Newgate, come Shanks il Rosso non sono mai riusciti ad arrivare a Wano perché non sapevano di quella che era la, diciamo, la situazione, o comunque non erano riusciti ad approdarvi, anche se questa per me resterà sempre comunque un po' in incoerenza, perché cioè, se tu sai bene o male che Kozuki Oden è morto, o comunque non sai più che fine ha fatto in 20 anni, se veramente eravate così amici da navigare il mondo, cercare, trovare One Piece, eccetera, eccetera, insomma, una domanda te la saresti fatta, soprattutto per personaggi importanti come Shanks, come Barba Bianca, che volendo potevano raggiungere Wano in pochissimo tempo, quindi anche qui, vabbè, comunque voglio dire. E quindi di conseguenza, da questo punto di vista, Orochi è stato un grande stratega. Io voglio parlare un attimo di Orochi e poi parliamo di Kaido e Luffy, perché Kaido fa una cosa in questo capitolo bestiale. Ma Orochi merita un attimo di approfondimento anche lui, proprio perché è l'ultima volta di cui ne parliamo, o comunque ne parleremo in maniera accurata. E quindi Orochi è stato, per quanto l'aspetto goffo, rozzo e in qualche modo tozzo di questo personaggio abbiano sempre portato a pensare noi questo personaggio come un personaggio bizzarro, ma al tempo stesso che merita pietà. Anzi, non è che merita pietà, però pietoso, ecco, penoso, ecco, non mi viene il termine. Lui comunque, perché spaventato, perché impaurito, perché debole, lui comunque, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, è sempre stato un grande stratega, sia nel passato, cercando veramente di eliminare ogni possibile traccia di qualsiasi ostacolo al suo piano, sia nel presente. Addirittura lui ebbe l'idea di portare Kanjuro dalla parte di Oden, di farlo viaggiare nel tempo, e quindi anche Orochi ha dovuto fare un atto di fede, così come gli abitanti di Wano hanno fatto un atto di fede in 20 anni, diciamo sopravvivendo nella speranza che le parole di Lady Speranza, non avevano nessuna certezza, nella speranza che le parole di Lady Toki sarebbero state realtà, cioè che sarebbe arrivato qualcuno a salvarli. Anche Orochi in realtà ha dovuto fare un atto di fede, perché non sapendo più nulla del suo fedele sottoposto Kanjuro, perché Kanjuro è sparito per 20 anni, ha dovuto comunque affidarsi al fatto che quest'ultimo potesse ancora essergli utile. Infatti, quando ritornano nel presente, riattiva la strategia Orochi, e quindi riattiva il piano di mandarsi messaggini, di anticipare le mosse dell'alleanza, addirittura distruggendo i ponti, eccetera, eccetera. La storia la sappiamo. Quindi Orochi è stato comunque un grande personaggio. In questo capitolo lo vediamo anche Denjiro, finisce anche un po' la sofferenza della famiglia Kozuki, e si arriva quindi a quello che noi aspettavamo già nel capitolo precedente, ma che ancora adesso dobbiamo aspettare, cioè il colpo di Luffy. E ancora qui, ancora una volta, Kaido, e quindi Oda tramite Kaido, dimostra quanto questo personaggio sia letteralmente una bestia di potenza, perché lui non solo dice colpirò, mi colpisci, mi incasserò questo colpo come ho incassato qualsiasi altro colpo e ti distruggerò, ma addirittura lui fa una mossa ancora più potente, cioè si infuoca letteralmente, probabilmente con una sorta di risveglio, visto che la sua forma animale del drago gli permette di manovrare, diciamo, vari elementi naturali, quindi forse con il risveglio di questo frutto si è infuocato da solo. E quindi quando Luffy perde la presa perché scotta, Kaido dice: non ti preoccupare, non la molla la presa, perché tanto io da qua non mi sposto. E questo lo dice un personaggio, Kaido, che comunque ha visto quanto Luffy sia forte, ha visto quanto Luffy sia fortunato, ha visto quanto Luffy abbia sviluppato 2-3 power up di fila, e quindi di conseguenza sia altamente pericoloso, ha visto, aggiungerei io, anche quanto sia raccomandato. Nonostante questo, Kaido comunque continua a fare il badass, perché non solo dice questo pugno più grande di lui, tra l'altro più grande di Kaido e più grande di Onigashima, non solo dice lo incasserò come ho incassato qualsiasi altro colpo, ma dice anche stai tranquillo perché io da qua non mi muovo. E ditemi voi se questo non è un personaggio motivato e determinato. Quindi ogni volta in cui direte, giustificherete la vittoria di Luffy dicendo: ma Luffy è della volontà della D, Luffy è l'Haki del re e Luffy è determinato a diventare re, ricordatevi le parole di Kaido, un uomo
un uomo non raccomandato, non della famiglia della D, che comunque non ha che del re bestiale e che comunque è determinato a non scappare e a vincere la battaglia e a trovare One Piece, perché prima di che fosse attaccato, Kaido, grazie a Big Mom, aveva ritrovato la determinazione a diventare re o comunque a trovare One Piece. Non solo, ma Kaido è anche determinato a mantenere la promessa che fece a Kozuki Oden in punto di morte. E lo ricorda Kaido in questo capitolo, Kozuki Oden, e ricorda quando uccise Kozuki Oden, quando gli disse: sarà l'ultima volta che vincerò barando, o comunque vincerò in maniera favorevole o favorito, perché all'epoca Oden era in un pentolone bollente e gli sparò in testa, quindi la condizione di Kaido era molto più favorevole. E adesso, utilizzando una tecnica incandescente, così come quando Oden morì per diciamo, per un pentolone incandescente, Kaido mantiene quella promessa e dice: io da qua non mi muovo, io da qua non scapperò. E infatti non si muove, solo che poi ovviamente, diciamo, Oda ormai sta preparando il terreno anche per la caduta di Kaido, in maniera epica sicuramente, e così come la caduta di Big Mom simbolicamente rappresentata appunto da questa ascesa lenta e silenziosa per un personaggio così ingombrante come un'imperatrice. E quindi, diciamo, appunto, simbolicamente la caduta dell'equilibrio finale di One Piece. E vi lascio a fine video la questione, anche il video per quanto riguarda gli equilibri, la rottura degli equilibri. E quindi, questo adesso in Kaido è ancora più evidente, perché Kaido pot si potenzia ancora di più, crea e potenzia la propria determinazione ancora di più. Luffy in modalità God sta per sferrare il colpo più potente mai visto per questo personaggio e quasi in tutto One Piece. E diciamo, nel frattempo abbiamo Denjiro che taglia l'ultima testa all'ultimo nemico rimasto oltre Kaido, e quindi Orochi. La salita, se Big Mom, un'imperatrice, così come Kaido, cadranno, così come anche l'isola, perché ricordiamoci che qualora Kaido dovesse cadere, l'isola comunque cadrà, accompagnata dolcemente in mare da Momonosuke, ma comunque nessuno avrà la forza di reggere quest'isola, no? Che quindi cadrà. Quindi, mentre Kaido e Big Mom cadono, le speranze degli abitanti della capitale dei fiori, di Wano, le speranze dei Kozuki, le speranze dei Foglie Rossi, le speranze di tutti salgono come lanterne al cielo, dove due lanterne in particolare chiedono la liberazione da Orochi, e l'abbiamo, e la liberazione da Kaido. E quindi, boom, Kaido verrà precipitato a terra. Ripeto, probabilmente non verrà sconfitto subito, si rialzerà per magari l'ultimo colpo dove si scontreranno Luffy e Kaido e cadranno magari entrambi al suolo. Ma comunque Kaido verrà, boom, spinto a terra, quindi cadrà letteralmente l'imperatore e saliranno le speranze e salirà di nuovo la voglia di vivere a Wano, che è stata per 20 anni, e in questo capitolo il titolo è proprio 20 anni, estirpata da Kaido, da Orochi e da tutto quello che concerne, diciamo, la perdita del leader, cioè Kozuki Oden all'epoca. Quindi, insomma, un capitolo veramente molto interessante che per certi versi ci fa ancora aspettare, perché appunto non abbiamo ancora l'effettivo scontro tra il Kaido forma drago incandescente, a questo punto dobbiamo dire, e il pugnone di Luffy, ma dall'altra parte toglie un attimo, risolve la questione Orochi Denjiro, e io sono felice 2 settimane fa di averci preso, e soprattutto poi appunto crea veramente l'ultima volta il grande perché. Cioè, Oda in questo capitolo, prima ancora di farci vedere il cosa, risponde al perché. Perché dovrà vincere Luffy? E il perché e il cosa a me non danno problemi. Cioè, per me va bene. È il come e il quando, che sono due cose diverse. Come, quando? No. Perché e cosa? Sì. Quindi, di conseguenza, nel capitolo 1049, ma a questo punto penso che Oda, magari nel 49, se in questo, ecco, previsione per il prossimo capitolo: se in questo capitolo Oda ci ha mostrato il perché Luffy deve vincere, nel prossimo capitolo potrebbe mostrarci un attimo il flashback di Kaido e quindi farci capire definitivamente chi è questo personaggio. Alcune scene brevi sulla famiglia, sulla moglie, su Yamato, sui viaggi con i Rocks, con Big Mom, con Barba Bianca, con Sebek, eccetera. E quindi, capitolo 1048, flashback dei buoni. Capitolo 1049, flashback finale su Kaido. Capitolo 1050, per arrivare al numero tondo, caduta finale
dell'imperatore. E così siamo effettivamente verso la fine della saga. Quindi fatemi sapere voi la vostra qui sotto nei commenti cosa ne pensate. Recuperatevi i video che vi ho lasciato sia qui sopra in descrizione, ce ne sono tantissimi altri, per esempio per quanto riguarda l'approfondimento appunto su Kaido, per quanto riguarda l'approfondimento del rapporto Kaido-figlio, per quanto riguarda per esempio il come faccia Shanks a muoversi così velocemente, video teoria, video analisi sulla rottura degli equilibri di One Piece. Insomma, ci sono miliardi di video. Recuperatevi tanti altri video che trovate sul canale, anche per quanto riguarda le Lamin Cards, per quanto riguarda le carte da gioco ufficiali, per quanto riguarda le video teorie di One Piece, le top power level, per quanto riguarda Dragon Ball, per quanto riguarda Attacco dei Giganti, per quanto riguarda Bleach, per quanto riguarda le live. Ci sono veramente tantissimi, tantissimi, tantissimi contenuti. E noi ovviamente ci vediamo settimana prossima con nuovi contenuti, domenica con il sesto post recensione su Instagram, su Pishinigami. Link in descrizione per quanto riguarda i film, eccetera, eccetera. Fatemi sapere voi la vostra, quindi lasciate un bel like, condividete, iscrivetevi, fatemi sapere ovviamente che ne pensate, fate bravi, studiate studi umani, e niente, è un capitolo molto interessante, però aspettiamo di vedere appunto nel 1049 quello che forse mi immagino io, nel 1050 poi la caduta, o comunque il colpire finale di Luffy, Kaido. Vedremo, vedremo un po' insomma, cosa accadrà. Alla prossima ragazzi, fate i bravi. Ciao ciao.